Era il 1955. In quel periodo lavoravo in un negozio di confezioni su misura a Montgomery. Verso le 5 del pomeriggio sono uscita per tornare a casa. Ho aspettato e quando è passato un autobus abbastanza vuoto per potermi sedere, sono salita. Ho trovato un posto proprio dietro dove sedevano i bianchi. C'erano anche altri neri sull'autobus. Un uomo seduto vicino al finestrino e due donne dall'altra parte del corridoio centrale. L'autobus è partito e nessuno ci ha disturbati. Alla fermata successiva sono saliti dei bianchi. Uno di loro è rimasto in piedi. Allora il conducente ha detto a noi neri di alzarci tutti quanti e di lasciare liberi i posti per i nuovi passeggeri. Io non mi sono mossa. Il conducente mi ha chiesto se avevo intenzione di alzarmi. Gli ho risposto di no. Allora lui ha fermato l'autobus, si è alzato dal posto di guida ed è andato a chiamare due agenti della polizia. A differenza di quanto comunemente si crede, il gesto di Rosa Parks, quello di rifiutarsi di cedere il proprio posto a un passeggero bianco su quell'autobus di Montgomery il 1 dicembre del 1955, non fu un'azione estemporanea. La comunità afroamericana voleva già da tempo trovare una persona che potesse incarnare la delusione dei gli afroamericani per quei diritti civili che non erano rispettati all'interno della società americana. E Rosa Parks semplicemente fu la persona giusta al momento giusto. 5 giorni più tardi al processo sono stata dichiarata colpevole. Non pensavo di aver fatto qualcosa di speciale. Avevo semplicemente disobbedito a un conducente d'autobus, ma forse ero stata la prima a farlo. Era un attivista, nel suo passato c'era la partecipazione a diversi movimenti pro-afroamericani, era irreprensibile dal punto di vista morale e sociale, ed era stanca, ma non era stanca per il lavoro, era stanca di dover chinare la testa. Quella sera stessa nella chiesa battista di Hall Street si sono radunate moltissime persone. È arrivato anche Martin Luther King, ha parlato delle condizioni di noi gente di colore, dei soprusi che dovevamo sopportare. C'era così tanta gente che molti non sono neanche riusciti ad entrare in chiesa. Il 5 dicembre 1955 King era un oscuro pastore battista di Montgomery, in Alabama. 4 giorni prima, Rosa Parks, una sartina negra, in uno degli autobus del servizio pubblico, aveva rifiutato di alzarsi e di lasciare il suo posto ai bianchi. Era stata arrestata. King lanciò allora il boicottaggio dei trasporti pubblici. Per 381 giorni, 17.000 negri non salirono sugli autobus cittadini. Una bomba venne lanciata contro la casa di King. Il risentimento stava per esplodere, ma il giovane pastore riuscì ad imporsi. Resistere, sì, ma senza violenza. Fu arrestato. La Corte Suprema dichiarò illegale la segregazione sui trasporti pubblici. A 27 anni, Martin Luther King era diventato un leader nazionale. La figura di Martin Luther King nasce in concomitanza col boicottaggio degli autobus di Montgomery. Martin Luther King viene scelto per dirigere la MIA, la Montgomery Improvement Association, che sarà l'associazione che si occuperà di gestire anche in modo pratico il boicottaggio degli autobus di Montgomery. E la sua figura emerge proprio a partire dalla prima riunione che si tiene in una chiesa battista della città la sera del processo di Rosa Parks, il 5 dicembre del 1955. In quell'occasione Martin Luther King, che era appena arrivato in città, era da poco, era un giovanissimo pastore, non aveva legami con la comunità, viene scelto proprio per queste sue caratteristiche, perché è indipendente, il suo pensiero non è vincolato in alcun modo alla comunità di Montgomery, non deve niente alla comunità bianca di Montgomery. In genere i personaggi più importanti della comunità di colore avevano comunque dei legami con i bianchi e a loro dovevano rispetto.
Martin Luther King, il 4 aprile 1968, aveva preso verso le 10 del mattino la stanza numero 305, come aveva fatto altre volte. Solo questa stanza e quella accanto, in cui stava il reverendo Abernathy, erano a portata di tiro dal luogo scelto dall'assassino. I movimenti di King erano dunque seguiti da tempo. L'attentato poteva essere preparato solo da chi aveva studiato con attenzione, molte altre volte, le abitudini del leader negro, e non da qualcuno arrivato in città all'ultimo istante. Questa, almeno, è l'opinione di chi era venuto qui con King altre volte, di coloro che erano con lui al momento del delitto. Una semplice lapide e un piccolo mazzo di fiori gialli mostrano il punto in cui King è caduto. Di fronte, di là dalla strada, vicino alla ferrovia, il gruppo di squallide case, un po' in alto, su una collina, dove l'assassino si era appostato. La morte di Martin Luther King crea il mito di Martin Luther King. Diciamo che il movimento per i diritti civili era in una fase calante. La fase di maggior successo del movimento, che aveva coinciso con la marcia di Selma e poi l'ottenimento del Civil Rights Act, del Voting Rights Act da parte della presidenza Johnson, erano stati un po' l'inizio della fine, perché la società americana stava rapidamente cambiando in quel periodo, e altri movimenti degli afroamericani stavano prendendo la ribalta. La non violenza non sembrava, soprattutto ai giovani di quella generazione, sufficiente per contrastare lo strapotere dei bianchi e le vessazioni a cui i neri erano sottoposti all'interno della società americana. United States of America. Gli Stati Uniti d'America sono la nazione più potente del mondo, afferma con orgoglio Obama nel suo discorso al Congresso sullo Stato dell'Unione, l'ultimo del suo mandato. Difende i suoi oltre 7 anni di presidenza, ricordando che continuerà a premere per far passare le questioni che più gli stanno a cuore, dalla riforma dell'immigrazione alla parità sui salari all'aumento della paga minima. Michelle in giallo sgargiante ascolta e applaude. Obama torna a chiedere al Congresso, che gli è sempre stato contro, di lavorare insieme a parole cariche di ottimismo, mentre snocciola i dati positivi dell'economia americana. Nonostante la presidenza di Barack Obama, il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti, il razzismo è un fatto tutt'altro che superato all'interno della società americana. L'elezione di Barack Obama è stata più simbolica che una reale dimostrazione che qualcosa era cambiato. Le stesse dichiarazioni del presidente Trump, lo slogan col quale si è fatto eleggere nel 2016, Make America Great Again, ha una connotazione razzista. Again vuol dire di nuovo dopo cosa? Dopo aver avuto un presidente afroamericano? Aver avuto un presidente afroamericano in qualche modo sminuito la grandezza degli Stati Uniti?